Allora, E andando poi avanti, che è niente, successo, poi è raga? successo. Alenamedoschi. Guarda, penso che ve lo voglio riproporre un secondo per magari chi se l'è perso, ma purtroppo Spiace Alenamedoschi. dirlo, ma Allora, le tre prestazioni più brutte di sempre in UFC, probabilmente. beh, per quanto Là sì, sotto, là anche sotto, là sotto. perché così sono sicuro di, eccolo qua, quello che avevo visto stamattina. Sono sicuro che Va al volume. purtroppo Amedoschi si presenta con, almeno per quanto mi riguarda me, per quanto riguarda il mio punto di vista, io ero convinto potesse far bene, perché comunque i KO in Bellator sono stati fulminei e aveva dimostrato, scusate, di avere delle mani abbastanza pesanti, ma in UFC non è mai riuscito a imporre il suo gioco, anzi le prestazioni purtroppo, non mi viene un termine, Brutte, brutte, cioè un ha po' perso. scadenti. No, non un po' scadenti, cioè molto scadenti. È Bobby, povero Ryan, ma siamo tutti dispiaciuti, però. Grazie, Cioè, siamo già dispiaciuti di più, è da lutto un conto nazionale. poi è il dispiacere personale per tutto quanto, un altro conto poi è dover fare un minimo di analisi tecnica rispetto a quello che è stato il percorso di Dobbiamo Amedoschi. essere obiettivi, ragazzi, è quella la parola. Purtroppo bisogna essere obiettivi e Amedoschi. Per quanto mi riguarda è purtroppo, e ripeto purtroppo, ripeto un'altra volta, purtroppo il peggior atleta che si è mai transitato in UFC. Cioè, Italiano, dici? no, ma penso quasi in generale, cioè, ha avuto tre sconfitte, una peggiore dell'altra. La prima si è fatto dominare per 3 round, ha perso 3 round 10-8. La seconda ha preso un La KO seconda ha preso un letale. KO in 16 secondi, la terza ha fatto questo. Adesso lo Cioè, vediamo, anche perché non. comunque il problema è che lui vuole accorciare le distanze per mettere i suoi ganci e i colpi che mette sono solo quelli, quindi l'avversario. Sì, è un brawler, però non va bene per questo livello. Cioè, tocca anche vedere il. Purtroppo, Per non ripeto, parlare io. del fatto, scusa, Aug, se ti interrompo, Scusami tu, che boom. eccola qua. Questa è stata la ginocchiata che ha fatto E anzi, capitolare. che Holmes ha deciso di andare per il collo. Beh, oddio, ne ha messi dei colpi prima, poi ha visto un attimo la finestra e l'ha messo non a Sì, ninne, ma. comunque, ragazzi, si è preso un KO, cioè il knockdown, l'atterramento che si prende da Amedoschi è strutturalmente uguale a quello del secondo match. No, il secondo me ce l'ha preso ha preso con un No, io gancio. sto parlando di struttura del KO, Ah, 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 ah. quindi come arriva, come viene costruito. Lui che prende, inizia andavanti a viso scoperto, ammulinando le braccia e. No, davanti non è che c'hai Mimmo il carrozziere o Tizio Verbara con questa fanarista, davanti c'è Infatti, un'altra sia persona. Bobanov sia Cheapix sono dalla nostra. Purtroppo, ragazzi, sì, ci rende nervoso il fatto che un atleta. Mi rende molto nervoso, soprattutto perché Amedoschi, e vi ripeto, mi dispiace dirlo perché io sono anche sicuro che sia un ragazzo che si allena tantissimo, Ma che allora, da quello che so, ha avuto anche grossi problemi con nel il taglio taglio del del peso, peso. sì, assolutamente. Alla luce dei fatti, credo se le due prestazioni in Bellator potrebbero essere considerate anche colpi della domenica. Non credo, No, non donne, il credo. problema è Secondo che me Bellator. Bellator ha un livello più basso. Questo secondo me Alex ti dà la summa del differenziale di livello che ci sta al momento fra UFC e Bellator e non è un differenziale che puoi calcolare su quello che era qualche anno fa perché l'UFC ha avuto un'entrata di ragazzi, un'entrata di nuovi fighter veramente grossa. Ne ha fatto camp su Allora, mi innervosisce camp. perché davvero non siamo riusciti mai a vedere le sue vere potenzialità. Non è quello, Bobby. Allora, mi permetto un attimo di dissentire, nel senso, le potenzialità di Allen sono nella potenza dei suoi colpi, perché Ci effettivamente il sta. ragazzo ha le mani davvero Ragazzi, ci pesanti, sono. ma questo va costruito. Esatto, cioè nel Cioè. senso ci sono una pletora di fighter che hanno costruito una carriera su quello. Per fare un esempio proprio grosso, grosso, Derrick grosso, Lewis. anche. No, Derrick Lewis è già più intelligente perché Derrick Lewis ha boxato. Per farti un esempio proprio grosso, 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 un Francis, Ngannou ok. costruisce tutta la sua prima parte di carriera sul colpo singolo. Infatti, quando becca un atleta che come lui sta sul colpo singolo, ma è più intelligente come Lewis, va a perdere. E Ngannou ha avuto un miglioramento a partire dal match con Miocic.
Anderson, idem, La bombacca. Bombacca, idem. No, regà, Amendovsky c'ha sicuramente il Però trio Danny Anderson, power. raga, non ci scordiamo che è stato ed è tuttora un buon Sì. grappler. Non aveva solo quello. Danny Anderson aveva la possibilità, anche se non l'ha mai fatto dire tantissimo, ma nel caso in cui la sua strategia fosse venuta meno, aveva delle armi. Pure è vero che sotto quel punto di vista è stato totalmente esposto dal match con Daniel Cormier. Porca trota, in Strike Pazzesco. Force. Guarda, io mi ricordo il commento del commentatore che era: That's what a man does to a boy. Questo è quello che un uomo fa a un ragazzo. Veramente impressionante. Comunque, cioè, nel senso, va bene avere una sola arma, non va benissimo. Cioè, nel senso, anzi, se Maria Natura ti ha dotato di quella che è la cosa più importante quando entri in una gabbia, fondamentalmente, buon per te. Però quest'arma va affilata, va costruito un gameplay, un qualcosa che ti permetta di sfruttarla al massimo. Di questo non ne sono sicuro, ma Controlliamo subito. comunque se fosse stato un All-American il suo record sarebbe stato, cioè il suo record, scusate, la sua bravura nel wrestling sarebbe solo sottolineata, ma comunque Greco-Romana. quando si incontra un olimpionico come Daniel Cormier o Stray John Jones, o viene lanciato per l'aria. Ha fatto i trials per entrare Una nella squadra squadra di olimpica. Greco-Romana Olimpia. Quindi, comunque, È uno uno che. scemo non è. No, Uno scemo non scemo è. non è, Ma assolutamente. Dan Anderson, scemo non è mai stato. Intanto, un grandissimo Hall of Famer per Sì, quanto mi riguarda. assolutamente, assolutamente. Leggenda assoluta. Però ecco, quello. Toma Unser che manda il cuoricino alla regia. Cuoricino anche a te. Quello che volevo dire e quello che vorrei sottolineare perché è già stato detto è che sicuramente se. Vuoi fare del KO Power la tua arma? Come in una partita di scacchi, Va, co va non puoi tirare costruito, fuori la no, esatto, cioè regina non all'inizio, ma devi costruire il gioco puoi prima. caricare a testa bassa perché o c'hai il mento di un toro e maniche in toro e solo quello, allora dici ok, carica a testa bassa perché tanto se te pio te pio, ma se non c'è un buon mento, se c'hai sì un buon KO Power ma non così pulito, non così efficace, non così Ma veicolato. nel momento in cui ti trovi davanti poi uno tanto più alto di te, cioè Regà, io dico sempre Lewis una ha cosa, no, ma il fatto. camp, che cosa hanno strutturato in un Non lo camp del so, genere? Cosa hanno Lewis ha fatto? fatto un match contro Blades, che secondo me è proprio, come dire, l'apice di quello che ti sto dicendo. Cioè, atleta con il KO Power più spaventoso di tutti i tempi, probabilmente. Sicuramente. Ha aspettato per 3 round quel movimento. Cioè, lui sapeva di fare un match brutto, sapeva che in un match ai punti avrebbe perso, sapeva che Blades gli era superiore in quasi tutto, tranne in quel particolare. E allora che fare? Affinare quel particolare. E Amendovsky mi ha sempre dato ma cioè non da quest'ultimo match, da sempre, ma ha sempre dato l'idea che fosse più pronto a fare una rissa da barra piuttosto che un match di MMA. E dispiace molto. Dispiace tantissimo perché poi come al solito quando si parla di nostri connazionali portabandiera il tifo è sempre sfegatato, ci si crede sempre, Sì. quindi è stata una brutta botta, è stata una brutta botta. Sì, non è stato. Comunque non credo che purtroppo lo Io rivedremo non più in credo che lo UFC. rivedremo in UFC, onestamente. Se lo rivedremo in UFC dovrà ringraziare qualche santo in paradiso. Oh, e sicuramente dovrà un attimo cambiare le carte in tavola perché sennò. Assolutamente cambiare le carte in tavola, cioè deve. Io penso che lui c'ha, poi non lo so, raga, non lo conosco, non conosco il suo team, non conosco nulla di lui se non quei match che ho visto, quindi le mie parole vanno prese per quelle di un ignorante sotto questo Oh, punto di vista. A scusate, lo ribadiamo sempre, questi sono i nostri pareri personali, me miei, dà di l'idea che Augusto. lui sia uno che sia circondato da yes man. Cioè, sì, sei il campione, sì, sei bravo, sì. Ok, sì, bravo, 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 e poi no, perché nel senso quando vai a scontrarti con quella che è la realtà dei fatti, ce le prendi. Certo.
Certo, soprattutto quando ricordiamo, stiamo parlando di. Stiamo parlando anche dei pesi medi, non è che Stiamo stiamo a parlando. Esatto, parlare gente che comincia a essere pesantuccia con le mani pesanti. Stiamo parlando del palinsesto più importante delle MMA mondiali, per cui non si scherza in di. UFC. No, stavi parlando anche del fatto che tu sei stato salvato dall'UFC dopo che hai rischiato di fargli saltare una card per i protocolli anti-Covid. Cioè, nel senso, tutta una serie di cose che secondo me andavano gestite in maniera un po' diversa, con una prestazione un po' diversa, non con. Il bufalo che insegue il torero, che insegue il torero. Certo, va bene, dai, Spiace, spiace, spiace spiace, tanto. però Andiamo avanti un tocca dire attimo. quello che è giusto.